Ciao da Fatina Birichina e Spinky Picchio. oggi, essendo in periodo di carnevale, vogliamo consigliarvi questi due fantastici DVD. Sono Hotel Transilvania 1 e Hotel Transilvania 2. Allora, eccolo qua. Questo è il primo che è uscito. Praticamente in questo hotel abitano tutti questi mostriciattoli e anche tanti altri che sono i personaggi principali. Quindi i protagonisti sono lei, che è poi lui, che è il papà di Mavis. Poi c'è, John. poi abbiamo Frankenstein, la mummia e dov'è? Ah, eccolo, vero, non lo vedevo. Il lupo mannaro. E qui si aggiungono poi altri personaggi che sono lui e questo chi è? Jelly? Di gelatina? Blab. Ah, Blab si chiama. Ok, e che bellini, tutti con il ciuccio. Ok, C'è allora. anche il nonno di Dracula. Ah, vero, ecco qua anche. Allora, vediamo un po'. Anche i mostri vanno in vacanza, con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Questo sempre più divertenti, ancora più mostruosi. Vi leggo un attimino. Allora, benvenuti all'Hotel Transilvania, il lussuoso resort di Dracula a 5 paletti, dove mostri e i loro familiari possono soggiornare al massimo comfort e gli umani non sono ammessi. E proprio all'Hotel Transilvania sta per arrivare un giorno molto speciale, quello del 18° compleanno di Mavis, l'adorata figlia di Dracula. Così il dolce papino coglie l'occasione per invitare tutti i suoi migliori amici: Frankenstein e signora, la mummia, l'uomo invisibile, la famiglia dei licantropi e molti altri, per un weekend di festeggiamenti. Intrattenere tutte queste creature leggendarie non è certo un problema per Dracula, ma quando un giovane umano qualunque arriva per sbaglio all'hotel, si scatena un caos a dir poco mostruoso. Ecco qua. Allora, c'è italiano ovviamente, inglese, tedesco, turco. È un film per tutti. Animazione, vediamo se c'è la durata del film. Sto guardando se trovo la durata del film. Non 13 minuti. O è possibile, 13 minuti è troppo poco. 20. Niente, non lo trovo. Vabbè, allora invece l'altro, vediamo. Spiritoso ed esplosivo. Molte cose sono cambiate all'Hotel Transilvania e tutto sembra andare meglio che mai. Drac, tuttavia, è preoccupato dal fatto che il suo adorabile nipotino Dennis, mezzo umano e mezzo vampiro, non dà alcun segno di essere un vampiro. Così, mentre Mavis è in vacanza, Drac recluta i suoi amici mostri, Frank, Murray, Wanny, Griffin, per dare a Dennis un corso accelerato di mostruosità. Ecco qua. Sempre con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Lingua italiano-inglese, inglese per non vedenti, catalano e spagnolo. Bene, e a noi sono piaciuti tutti e due. Sia il primo che il secondo, vero Spinky? A te quale è piaciuto di più? Il secondo.
il secondo. Comunque sono entrambi molto carini e divertenti, non fanno paura ai bambini e quindi ve li consigliamo, soprattutto in questo periodo di carnevale. Noi li abbiamo trovati in offerta a 4,50 euro o 90 l'uno, insomma meno comunque di 5 euro, però si possono trovare comunque anche su Amazon. Noi li abbiamo presi in negozio. Bene, noi vi salutiamo, a presto, ciao ciao da Fatina Birichina e ciao!